Otranto, a vederla, con la sua costa all'estremo del canale che congiunge Adriatico e Ionio, sembra sorgere su una riva scolpita dalla natura. Forme più mobili di una suggestione più immediata aggiungono d'estate le bagnanti. Ma lo scultore Aldo Calò, leccese, sembra trascurare quei modelli vivi e piacenti, e cercare l'ispirazione nelle forme dei sassi. Forse ricorda che Leonardo scopriva temi pittorici nelle macchie che si formavano su un muro lanciandovi una spugna. Però anche, sì, anche queste sono parecchio scultorie. E il nostro artista pare tutt'altro che insensibile ai temi offerti dall'eterno femminino balneare. Il suo ideale è di accordare tutto ciò che il mondo gli offre, ritrovare nei profili e rilievi del sasso i rilievi e i profili di queste modelle, recondite armonie di bellezze diverse. Una visita allo studio del Calò ci spiega il suo stile. Sasso diventa donna e donna diventa sasso. Minerale e vita si regalano a vicenda astrazione e concretezza.